Allora, grazie a tutti, buonasera, grazie alla vostra presenza, ai colleghi giornalisti, ma non solo a loro, a tutti quanti quelli che hanno voluto onorarci della loro presenza quest'oggi. Presentiamo, come sapete, la sesta edizione del Master in Intelligence, una invenzione di Mario Caligiuri, possiamo dirlo nell'accezione migliore del termine, però, che arriva alla sesta edizione dopo 5 edizioni di grande, grande successo. Uno dei master che riscuote, e non è cosa scontata, riscuote un grandissimo apprezzamento, non solo del pubblico, cioè di coloro i quali si iscrivono, ma anche e soprattutto come, diciamo, movimento, tra virgolette, collaterale che riesce, diciamo, a generare, cioè diventa occasione di studio, occasione di dibattito, occasione di riflessione. Per non solo gli addetti ai lavori, cioè coloro i quali si iscrivono, ma per, diciamo, un pubblico molto più vasto. Ed è il caso di quest'anno, perché anche quest'anno il professore Caligiuri, che ringrazio per avermi chiamato a moderare questa occasione, ha legato l'inaugurazione del Master in Intelligence ad una figura importantissima per la storia d'Italia, Aldo Moro. La cui storia si intreccia con quella dell'intelligence, e il professore Caligiuri spiegherà perché, come, quanto c'è ancora da scoprire, da dibattere, argomenti sui quali ragionare legati all'intelligence, legati all'automobile. Il master è un master di assoluto valore, si avvale di un comitato scientifico di prim'ordine. Ricevette nella sua prima edizione il sostegno del presidente emerito della Repubblica Italiana Francesco Cossiga, indimenticabile Francesco Cossiga, amico personale del professore Caligiuri, e si avvale di un comitato scientifico di primaria importanza dove spiccano per esempio il professor Alberto Ventura, mi pare che il direttore del master, se non sbaglio, no, non il direttore, del comitato scientifico, Luciano Romito, altri che dirà lei. E passo quindi immediatamente la parola al professore Caligiuri. L'intervento di oggi andrà in diretta anche su Radio Radicale, un'altra cosa bella, quindi costituirà motivo di, diciamo, di approfondimento, di riflessione, non solo quindi per la nostra comunità, ma per un pubblico più vasto. Prego, professore. Grazie. Buona serata, grazie per essere venuti. Questa sera presentiamo la sesta edizione del Master in Intelligence, proprio in occasione, come diceva prima il dottor Francesco Montemurro dell'Ufficio Stampa dell'Università della Calabria, in occasione dei 100 anni della nascita di Aldo Moro, che ricorrono appunto proprio oggi. Quindi è una data simbolica. Ricordiamo Aldo Moro, che per l'intelligenza degli avvenimenti si è sempre distinto all'interno del mondo politico nazionale, nella consapevolezza che la politica è il tempo del futuro. Negli anni del 68 adottò la politica dell'ascolto per capire quello che stava avvenendo all'interno della società italiana, anche per la sua professione, che era quella di professore universitario. E lui è stato sempre un fautore degli equilibri più avanzati all'interno del sistema politico nazionale, che si svolgeva all'interno di una cornice internazionale della Guerra Fredda. Quindi fu lui, da segretario della Democrazia Cristiana, ad aprire al Partito Socialista, fu lui, da presidente dell'Assemblea Nazionale dello Scudo Crociato, ad avviare il dialogo con il Partito Comunista nella fase del compromesso storico. Quindi è una data simbolica quella di oggi, così come un luogo simbolico dove stiamo svolgendo questa conferenza stampa, nella sala stampa dell'Aula Magna dedicata a Beniamino Andreatta, che era consigliere economico di Moro e che è stato il primo rettore di questa università e che ha voluto con un'impostazione moderna e avanzata, tanto che ancora oggi l'Università della Calabria è considerata stabilmente tra i tre, nelle prime tre posizioni dei grandi atenei del nostro paese, per la qualità dei servizi e anche per la qualità della didattica e della ricerca. Quindi non solo una data simbolica, quella di oggi, non solo un luogo simbolico, ma anche un argomento simbolico, quello di cui parliamo.
parliamo di intelligence, che non è una brutta parola, è mal compresa dalla classe dirigente italiana, sia quella politica, sia quella industriale, sia quella culturale, anche quella accademica. È un termine che viene spesso invocato per contrastare la criminalità e il terrorismo, dimenticando che per tanti anni alla parola intelligence si sono associati eventi negativi e tutti disdicevoli, mentre è uno strumento dal nostro punto di vista fondamentale per comprendere il presente, per essere contemporanei. Serve agli stati per garantire la sicurezza e il benessere nazionale, serve alle aziende per orientarsi all'interno del mondo della globalizzazione, serve a ciascuno di noi, a ogni persona, per cercare di comprendere quello che ci circonda, disinformati come siamo appunto dalle informazioni che si abbattono su di noi, condizionano le nostre esistenze e confondono i nostri pensieri. E non a caso noi riteniamo che questa disciplina, così come avviene in tanti altri paesi del mondo, possa diventare anche materia di studio nelle università del nostro paese. La nostra tendenza, il nostro obiettivo di fondo è appunto questo, lo stiamo coltivando già dalla fine degli anni 90, prima ancora dell'11 settembre del 2001, che portò all'attenzione mondiale il fallimento inevitabile dell'intelligence e la necessità di avere strumenti di intelligence, cioè di prevenzione rispetto agli accadimenti. Così come l'intelligence si lega perfettamente con quella che è la trasformazione della cultura. Oggi la cultura non si identifica con la conoscenza del passato, bensì con la previsione dell'avvenire, con la capacità di previsione dell'avvenire. Così come anche nella interpretazione della complessità, cioè noi viviamo in un mondo sempre più complesso, frazionato, fluido, ma per gestire la complessità esistono due dinamiche: o aumentiamo la complessità interna, che è già notevole, sarebbe un delirio, o andiamo a selezionare la complessità esterna, e per fare questo c'è bisogno di un metodo, e l'unico disponibile è quello dell'intelligence, che è un metodo di selezione delle informazioni per individuare quelle effettivamente rilevanti, utili per la vita di ciascuno di noi. Tra l'altro, una riflessione degli ultimi tempi, credo che l'intelligence si possa legare anche a un tema decisivo del quale nel nostro paese non si parla affatto, e cioè della progressiva robotizzazione del lavoro, che farà scomparire intere professioni. Quindi questo provocherà degli sconvolgimenti straordinari, dei quali nel nostro paese non si parla affatto, in America invece si parla da anni di questi temi, e credo che anche questo sia argomento di interesse dell'intelligence, così come è oggetto di interesse dell'intelligence i cambiamenti climatici, con quello che possono comportare negli equilibri, nel cambiamento degli equilibri mondiali. Anche l'uso dei robot certamente influiranno all'interno degli assetti sociali, provocando una disoccupazione in tanti settori, e questo influirà sicuramente negli equilibri politici delle varie nazioni e quindi anche negli equilibri internazionali. Questi aspetti sono aspetti che sembrano di poco conto, ma vedrete come nei prossimi anni saranno decisivi, non tra tantissimi, nei prossimi vicini anni saranno decisivi. Procediamo con ordine. Comunico in questa occasione l'organizzazione di un convegno su Moro e l'intelligence, che è un aspetto inedito per comprendere la sua azione politica. Come data provvisoria comunico il 27 gennaio del 2017. Come temi affronteremo il Moro costituente, il ruolo che Moro ha avuto nella fase della creazione della Costituzione repubblicana, i suoi ruoli di governo come ministro di Grazia e Giustizia prima, come ministro degli esteri poi, e poi il ruolo di presidente del Consiglio dei Ministri per 5 volte, per non dire i ruoli che ha avuto all'interno della Democrazia Cristiana come segretario del partito e come presidente dell'Assemblea Nazionale, e alla fine il tragico epilogo dei 55 giorni più tristi della Repubblica, che videro prima
il suo rapimento e quindi la sua uccisione. I relatori saranno soprattutto storici, ma anche testimoni. Abbiamo già contattato Agostino Giovagnoli, Miguel Gotor, il giudice Rosario Priore, Luca Riccardi, Mimmo Franzinelli, Virgilio Ilari, Giorgio Galli. Vedremo di contattare nelle prossime settimane anche Renato Moro, Nicola Rana, che è uno dei collaboratori ancora viventi di Aldo Moro, e Sergio Romano, insieme a tanti e tanti altri. Vedremo poi chi sarà disponibile a poter essere presente nella data del convegno e che comunque potrà contribuire validamente alla pubblicazione che poi seguirà lo svolgimento del convegno. Tra l'altro stiamo contattando anche dei giovani ricercatori come Maria Luisa Lucia Sergio dell'Istituto Italiano di Studi Germanici per parlare di Moro Costituente, Guido Pandini dell'Università di Viterbo su Moro Ministro della Giustizia, Jacopo Cellini della Normale di Pisa su Moro Ministro degli Esteri e Giovanni Mario Celi dell'Università di Viterbo su Moro collegato col fenomeno del terrorismo e delle trame eversive. E poi Michele Marchi dell'Università di Bologna su Moro segretario nazionale della DC, Paolo Acanfora della LUMSA e Vera Cappellucci della LUIS su Moro docente universitario, che è un aspetto importante della sua attività politica per comprendere poi la lettura degli avvenimenti e quindi la conseguente azione. Matteo Napolitano dell'Università del Molise e Carla Meneguzzi dell'Università di Padova per definire i rapporti tra Moro e il mondo vaticano nel periodo della Guerra Fredda. E infine Christian Uva del DAMS di Roma 3 per andare a definire come il cinema ha raccontato Moro e l'intelligence, Moro e le trame, Moro e il suo tragico epilogo. Oggi sono stati pubblicati sul Quotidiano Nazionale, a pagina 33, un mio articolo dal titolo Al crocevia delle spie e sempre oggi su Formiche, Aldo Moro e l'intelligence, che si può trovare su formiche.net. In questi due articoli definisco questo aspetto poco noto, sebbene evidente, di Aldo Moro. E la riflessione da cui parto è che Aldo Moro è stato uno dei protagonisti della vita politica italiana del secondo Novecento. La sua figura però è inevitabilmente schiacciata sulla vicenda del rapimento e dell'assassinio, che è considerata da molti la pagina più oscura della storia della Repubblica, con l'attacco più alto condotto al cuore dello Stato. A quasi 40 anni dagli avvenimenti, processi e commissioni parlamentari d'inchiesta ancora in corso, abbiamo l'ennesima commissione Moro, non hanno chiarito fino in fondo ruoli, fatti, responsabilità, che purtroppo dubito possano essere facilmente risolti perché alle riflessioni storiche e scientifiche si sommano inevitabilmente quelle politiche e ideologiche. Sull'opera di Aldo Moro nella storia d'Italia c'è ancora tanto da studiare e da capire, sull'apporto dato alla Costituente, sull'incidenza nella Democrazia Cristiana da segretario e presidente dell'Assemblea Nazionale, sull'uomo di governo come ministro della Pubblica Istruzione, ministro di Grazia e Giustizia, ministro degli Esteri e poi da Presidente del Consiglio per 5 volte. Di Aldo Moro tutti evidenziano il grande senso dello Stato che si realizza principalmente attraverso la tutela della sicurezza. Sotto questo profilo ritengo che sia giunto il momento di cominciare a indagare anche un aspetto per il quale Moro ha svolto un ruolo importante, la sua attenzione ai servizi segreti e alle attività di intelligence. E questo perché ritengo che siano maturi i tempi per una duplice ragione. Da un lato, la figura di Moro non può rimanere ancora delimitata alle tragiche vicende e ancora nebulose della sua morte, e dall'altro, l'intelligence è costantemente invocata per contrastare il terrorismo e la criminalità, essendo oggi considerato uno strumento decisivo per la sicurezza e il benessere dei cittadini. Tanto che il nostro impegno in questo mondo universitario è rivolto a farla diventare una materia da studiare stabilmente negli atenei italiani, così come avviene anche in altri paesi.
Nei 100 anni dalla nascita, ricordare lo statista pugliese, cercando di definire come ha adoperato l'intelligence nelle sue scelte istituzionali e politiche, può avere un rilievo notevole, non solo per tentare di chiarire l'effettivo svolgimento delle vicende, ma soprattutto le modalità dell'utilizzo dell'intelligence, come Moro ha utilizzato le informazioni dell'intelligence e gli uomini dell'intelligence, sia in politica estera che nella politica nazionale. Pertanto, procedere in questa direzione può significare approfondire un aspetto inedito e originale e in un certo senso necessario. La vicenda umana di Moro si intreccia con la storia repubblicana e quindi con i temi della sicurezza, in un mondo che aveva come simbolo il muro di Berlino. La guerra fredda è, per definizione, una guerra di spie, per cui l'intelligence assume una dimensione decisiva, non solo a livello pubblico, ma anche a livello privato. Basti guardare quel film emblematico che è Le vite degli altri, ambientato nella Germania dell'Est durante il periodo della Cortina di Ferro. Due, secondo me, sono gli interrogativi da approfondire. L'intelligence italiana era a sovranità limitata, dipendendo da quella degli alleati, principalmente da quella americana e inglese? Le deviazioni dell'intelligence italiana rispondevano a lotte politiche interne o estere? E secondo la teoria del doppio Stato, questi due aspetti peraltro coinciderebbero. La teoria del doppio Stato, quella che secondo alcuni storici prevede la presenza di alcuni livelli istituzionali che si sono costantemente adoperati per evitare che il Partito Comunista potesse prendere il potere in Italia. La figura di Moro si incrocia con pagine che vedono direttamente e indirettamente la presenza dei servizi e la politica della sicurezza che è stata una costante nel mondo segnato dalla Cortina di Ferro e negli anni del suo impegno politico succede di tutto, dai tentativi di colpi di Stato al fenomeno del terrorismo politico. Moro ha ricoperto ruoli fondamentali durante le fasi decisive della storia del Paese, nelle quali l'intelligence sembra avere un ruolo determinante. Moro era segretario politico nazionale quando si verifica il punto più alto della guerra fredda, con la crisi dei missili a Cuba, la costruzione del muro di Berlino e la politica di distensione, con l'avvento sulla scena di Giovanni XXIII, Nikita Khrushchev e John Fitzgerald Kennedy. Era presidente del Consiglio dei Ministri mentre si verifica il presunto piano Solo, lo scandalo dei fascicoli del SIFAR e la conseguente nascita del SID, e quindi anche l'entrata ufficiale dell'Italia nella rete Stay Behind, meglio nota come Gladio. Nel 1969 Moro era ministro degli esteri quando scoppia la bomba di Piazza Fontana e prende avvio la strategia della tensione. È in questo periodo che vengono poste le premesse del cosiddetto Lodo Moro, che assicurava ai palestinesi la possibilità di trasportare armi nel nostro paese in cambio di non ricevere attentati sul suolo nazionale. Ed è ancora la Farnesina, Aldo Moro, nel 1974, quando si verificano le stragi di Piazza della Loggia a Brescia e dell'Italicus. Da presidente della Democrazia Cristiana vive lo scandalo Lockheed, in cui viene pure chiamato in causa e in cui, con un celebre discorso alla Camera, difende la Democrazia Cristiana dicendo che non ci faremo processare nelle piazze. E questa pure l'epoca della prima riforma dei servizi segreti, operata da Francesco Cossiga, e dell'apertura al Partito Comunista Italiano nelle esperienze di governo, primo caso dell'Occidente. Infine, nella fase del sequestro Moro, entrano in gioco servizi segreti di tutto il mondo e lo stesso Moro chiede con una lettera dal carcere al colonnello Stefano Giovannone di adoperarsi per la sua liberazione e più volte, nei verbali degli interrogatori, delle BR, nel memoriale, fa riferimento ai servizi e accenna a tanti episodi collegati. Di grande interesse, sotto lo specifico profilo dell'intelligence, è anche la ricostruzione del rapporto tra Aldo Moro e Francesco Cossiga. In definitiva, secondo molti, allora ma anche ora, mi riferisco a chi allora c'era e ricorda vicende specifiche, Aldo Moro veniva considerato
un uomo di Stato e un maestro nell'uso dell'intelligence per la sicurezza delle istituzioni repubblicane. Appunto per questo mi sembra un aspetto da evidenziare in occasione del suo anniversario, in un'epoca in cui c'è più bisogno che mai di chi, come Moro, aveva il senso dell'intelligenza degli avvenimenti. Anche sotto questo profilo, l'intelligence si identifica sempre di più, non solo con la dimensione mancante, ma anche con quella futura della storia. Quindi questo aspetto che ho voluto sottolineare e descrivere, illustrare anche attraverso articoli sui giornali che sono apparsi oggi, e significa anche la prosecuzione di un percorso scientifico molto preciso, cioè fare riconoscere l'intelligence come materia accademica. Questo è il nostro obiettivo principale. E prosegue tra l'altro quella che è anche l'approfondimento che avviene attraverso la collana del Centro Studi sull'Intelligence che abbiamo istituito. Vi ricordo che nel 2011 abbiamo pubblicato il volume Così che l'Intelligence, che raccoglie una serie di contributi che erano stati preparati in occasione del convegno inaugurale del Master sull'Intelligence del 2010. Tra l'altro di questo libro, che è esaurito, vedremo nel 2017, il prossimo anno, di pubblicare una nuova edizione ampliata. Ancora, prosegue il percorso scientifico perché c'è necessità di un inquadramento storico, oltre che scientifico, dell'intelligence. Vi ricordo quello che pensa Giorgio Galli sulla funzione dell'intelligence, cioè l'intelligence non è uno strumento che rappresenta una quinta colonna di un paese straniero, non è uno strumento sistematicamente deviato, non è uno strumento che rappresenta uno Stato nello Stato, ma è invece uno strumento che serve per stabilizzare la democrazia. E quando i governi non abbiano sufficiente consenso o sufficiente capacità di azione per risolvere i problemi della collettività. Quindi un elemento di stabilizzazione, non un elemento oscuro, evanescente, deviato. Quindi questa è l'interpretazione di Galli, che tra l'altro afferma pure che nell'interpretazione delle vicende legate all'intelligence, anche nel nostro paese, ovviamente Giorgio Galli conosce in modo approfondito gli aspetti e la storia del nostro paese, avendola raccontata dagli anni 50 in poi, e quindi l'interpretazione dell'intelligence che viene sistematicamente identificata con le trame, con il potere occulto, con il potere oscuro, per cui in Italia con l'intelligence si intendono cose diverse e a volte opposte. Perché? Perché manca una definizione scientifica, sia dell'attività, sia dell'operatività e sia dei risultati che hanno prodotto. Nel mese di giugno ho avuto modo di tenere a Catanzaro, alla prefettura, insieme con il procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, un convegno sul tema l'intelligence e la magistratura. Ebbene, in quell'occasione, riflettendo e riprendendo, riannodando i fili della nostra storia, si ricostruisce come dei direttori dei servizi in carica sono stati arrestati dalla magistratura, oppure sono stati inquisiti dalla magistratura, e queste vicende poi si sono concluse con la soluzione piena dei vertici dei servizi in alcuni determinati casi. Quindi è evidente che il rapporto tra intelligence e magistratura è un elemento fondamentale, perché affonda le sue radici nel rapporto tra politica e giustizia, che è un tema che nel nostro paese è almeno da 30 anni è centrale nel dibattito politico e negli ultimi 20 ancora di più. Allora, l'occasione di oggi è anche utile per presentare la nuova edizione del Master, la sesta edizione. Le domande si possono presentare fino al 30 di ottobre, avvengono esclusivamente online attraverso il sito dell'Università della Calabria, www.unical.it, e
può partecipare chi ha la laurea quadriennale o quinquennale in qualunque tipo di disciplina, perché l'intelligence è una materia che è multidisciplinare e che abbraccia più saperi, più competenze, più conoscenze. Anzi, secondo la nostra interpretazione, è uno dei punti d'incontro delle scienze umane e non solo. E le lezioni si svolgeranno di sabato per 8 ore, sono previste 19 lezioni frontali più 10 lezioni di laboratori che saranno consecutivi in 2 settimane dedicate alla cyber intelligence. Sono obbligatori ovviamente le frequenze, le assenze massimo il 20%, chi le supera c'è la possibilità, che poi ovviamente va valutata caso per caso, di un recupero delle lezioni mancanti. Gli stage si possono svolgere attraverso una pluralità di istituzioni pubbliche e private. Negli anni scorsi, tra gli altri, oltre agli organismi dello Stato, si sono svolti stage presso l'ENI, presso l'ENEL, presso SKY, presso l'IMES, la rivista l'IMES. Sono previste inoltre delle circa 80 ore di e-learning per studiare questo sistema blended, applicare il sistema della conoscenza, della trasmissione delle competenze sia in modo frontale sia attraverso l'e-learning. Alle tesi noi abbiamo riservato e riserviamo un valore estremamente importante. Nella occasione del master che sta per ultimarsi, è il direttore della scuola del comparto intelligence italiano, Paolo Scotto di Castelbianco. Nella lezione che ha tenuto si è confrontato singolarmente con ogni singolo studente per poter individuare in maniera adeguata l'argomento di tesi. Gli argomenti di tesi saranno poi trasmessi agli organismi sia accademici che istituzionali, e i migliori lavori saranno pubblicati all'interno della collana del nostro centro studi. Voglio dirvi che il primo volume che noi abbiamo pubblicato nel 2009 era proprio la raccolta di 4 tesi di laurea sul tema dell''ndrangheta, e il volume che abbiamo edito aveva come titolo Intelligence and 'Ndrangheta, quindi un approccio anche innovativo rispetto al contrasto a questo fenomeno, alla mala pianta della criminalità organizzata. Quindi abbiamo avuto, come siamo arrivati a questo punto? E siamo partiti nel 2007, 9 anni fa, grazie al sostegno, allo sprone del Presidente Emerito della Repubblica Francesco Cossiga, che fino alla sua morte è stato il Presidente del Comitato Scientifico del nostro master. E già nella prima edizione abbiamo avuto docenti di grandissimo livello, dal presidente emerito, dall'attuale presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alle conclusioni che sono state svolte dall'allora direttore del SISDE Franco Gabrielli, che è l'attuale capo della polizia. E poi nel 2008 abbiamo istituito presso il dipartimento, attuale Dipartimento di Lingue, Scienze ed Educazione, il centro studi, il centro di documentazione scientifica sull'intelligence, che ha sviluppato ricerche e sta pubblicando volumi. Il primo, ve l'ho detto, nel 2009, Intelligence and 'Ndrangheta, poi nel 2010 Cultura della legalità, come lo Stato sta contrastando la 'Ndrangheta, quindi siamo rimasti sullo stesso tema, e tra i relatori del convegno, che poi è diventato un libro, c'era l'attuale procuratore della Repubblica di Roma, Giuseppe Pignatone. Poi nel 2011 Cossiga e l'intelligence. Nel 2012 abbiamo pubblicato un lavoro originale di un nostro studente, di Francesco Minniti, Intelligence e sistema penitenziario, indagini su una terra di confine, il primo volume che si occupa di un argomento così importante, di straordinaria attualità anche in relazione oggi con il terrorismo di matrice islamica. Poi nel 2015 abbiamo pubblicato un libro di Antonio Tetti, che è uno dei massimi esperti di intelligence collegata con le nuove tecnologie. Abbiamo pubblicato Open Source Intelligence e Cyberspace. Poi nel 2016 Intelligence e Scienze Umane, una disciplina accademica per il XXI secolo, che abbiamo presentato
in tutta Italia, abbiamo presentato alla Camera dei Deputati, l'abbiamo presentato alla LUISS. Sono in uscita altri volumi. Entro l'anno credo che uscirà un libro sull'intelligenza economica, in settimana avremo già le bozze, che è scritto da Laris Geyser, Giuseppe Gagliano insieme con me, un libro a tre firme, poi un altro libro di Antonio Teti, che credo vedrà la luce il prossimo anno, su cyber intelligence e cyber counter intelligence, e poi un volume scritto da me insieme con Andrea Sberze, con il quale stiamo lavorando dal 2009, che affronta un tema inedito, che è intelligence e portualità. Cioè, quindi, attraverso i porti, sia il terrorismo e sia la criminalità organizzata e sviluppano dei traffici enormi. Quindi come attraverso l'intelligence noi possiamo contenere questo fenomeno, e diventa un oggetto di studio estremamente importante. Nel 2016, quest'anno, abbiamo avuto dei risultati significativi, non solo la ripresa del master, con lo svolgimento della quinta edizione, che è ancora in corso e terminerà alla fine di gennaio del 2017, sia col convegno su Moro, speriamo di mantenere quella data, e sia con lo svolgimento della discussione delle tesi, con l'ottenimento ufficiale poi del titolo. Poi, come vi dicevo, abbiamo presentato questo volume della collana del Centro di Documentazione Scientifica sull'Intelligence e Scienze Umane, sia alla Camera dei Deputati e sia alla LUISS. Così come abbiamo avuto un incontro molto importante alla CRUI, la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, su iniziativa del Segretario Generale Alberto De Toni, in cui abbiamo illustrato ai rettori del nostro Paese la necessità, l'importanza, l'utilità di studiare l'intelligence all'interno delle università del nostro Paese. Poi personalmente ho pubblicato un libro che si chiama Cyber Intelligence tra libertà e sicurezza, edito da Donzelli, che ha avuto l'attenzione, è stato anche presentato a Zapping su Radio 1 e nella settimana scorsa a Lector in Fabula, il festival della lettura, della letteratura, che si svolge a Conversano in provincia di Bari su iniziativa della Unione Europea. Quali saranno i temi che affronteremo durante questa edizione del Master? Prima di tutto partiremo dall'importanza e dal significato dell'intelligence, incroceremo i rapporti tra intelligence e democrazia e poi soprattutto tra intelligence e interesse nazionale. Se non definiamo l'interesse nazionale, mancano le premesse per poter svolgere l'attività di intelligence, che significa prima di tutto garantire il benessere e la sicurezza dei cittadini, che è la ragione profonda per cui nascono gli stati, per cui i cittadini rinunciano ai propri diritti, a una parte di propri diritti e di propria libertà, e li riconoscono allo Stato. Questo è il contratto sociale. La prima cosa che lo Stato deve fare è garantire la vita ai propri cittadini, quindi la sicurezza. Quindi è importante questo, è determinante questo aspetto. Così come l'inquadramento storico dell'intelligence. Si parla di intelligence già nel libro dei libri, nella Bibbia, nel 13° libro dei numeri, quando Mosè manda i 12 esploratori, uno per ogni tribù di Israele, nella terra di Canaan, per vedere se c'erano condizioni adatte per l'insediamento del popolo eletto. Così come va ricordato che nessuno Stato fa a meno dei cosiddetti servizi segreti, nessuno Stato fa a meno dell'intelligence, da sempre. Quindi è proprio questa la dimensione dove si vincerà o si perderà la battaglia del futuro, perché l'intelligence significa conoscenza e chi conosce prima riesce a prevedere e a provvedere. Affronteremo poi la cornice legislativa, perché l'intelligence deve seguire, in nessuno Stato, nello Stato non ci possono essere cose segrete. Quindi una cornice legislativa che possa coniugare libertà e sicurezza, la possibilità di operatività
degli agenti dell'intelligence, le cosiddette garanzie funzionali, la possibilità di violare le norme nell'ambito di una determinata cornice autorizzativa di determinate materie, senza mai ledere la vita delle persone. Così come il tema caldo del segreto di Stato, che quindi quali notizie possono essere rese note senza violare la sicurezza dello Stato, che è il supremo bene che lo Stato deve garantire. Quindi, così come il rapporto tra la necessità dell'utilizzo dell'intelligence per contrastare la criminalità organizzata, questo antimondo che sembra essere sempre più invadente, che bisogna contrastare senza voltarsi dall'altra parte. E poi contrastare il terrorismo di matrice islamica, che rappresenta oggi un'emergenza assoluta per la società occidentale, anche se dal mio punto di vista la criminalità è un tema ancora più invadente, ancora più preoccupante, ancora più pericoloso. Così come non va sottaciuta la dimensione economica, con le superclass che sono espressione del potere economico, delle multinazionali, delle grandi banche, dei grandi gruppi finanziari, che con la loro presenza contrastano i poteri, i ruoli, le funzioni degli stati nazionali. E quindi anche esaminare quello che è il processo dell'intelligence, cioè il processo dell'informazione, le varie fasi, quella della individuazione del fabbisogno formativo, della raccolta, dell'analisi, fino alla distribuzione dell'informazione e infine l'utilizzo della informazione, che tutto il processo di intelligence si sostanzia nell'utilizzo, poi va utilizzata l'informazione. E quindi il ruolo del decisore pubblico, che è quello che utilizza l'informazione. Quindi i ruoli che hanno l'intelligence e la controintelligence, lo spionaggio e il controspionaggio, e quindi la geopolitica, la geostrategia, la geoinformazione, la geoeconomia, quindi queste dimensioni globali, per cui il fenomeno dell'intelligence, le decisioni politiche nazionali devono essere collocate necessariamente in un contesto globale. Altrimenti sono privi di senso. Pensiamo non solo al contrasto della criminalità e del terrorismo, pensiamo all'immigrazione. Sono temi che o si contrastano a livello globale o altrimenti il singolo Stato non può che soccombere di fronte al peso di questi fenomeni e di fronte alla difficoltà dell'impegno. Quindi non possiamo poi infine trascurare l'aspetto di quelle che chiamiamo nuove tecnologie, ma è già una dizione superata. Quali nuove tecnologie? Ma sono tecnologie alla portata di tutti, bisogna trovare un'altra definizione anche dal punto di vista semantico. E quindi parliamo della cyber intelligence, parliamo dei big data, parliamo del web oscuro, che è oltre 500 volte più grande del web visibile, dove si trova di tutto, dai carri armati agli organi umani espiantati. Così come anche le tecniche di intercettazione. La privacy esiste? La nostra privacy individuale esiste? E poi il tema di cui vi ho accennato all'inizio di questa presentazione, cioè il tema della robotica collegato col mondo del lavoro. Se noi applicassimo questa notte le competenze tecnologiche, le scoperte tecnologiche a cui l'uomo è pervenuto, domani mattina scomparirebbero circa il 50% delle occupazioni che noi oggi chiamiamo lavoro. Quindi immaginatevi qual è la prossima rivoluzione alla quale ci stiamo approssimando nel sonnambulismo di tanti, quindi nella inconsapevolezza quasi complessiva della classe dirigente. E quindi anche di parlare delle minacce tecnologiche che richiedono una collaborazione molto stretta tra pubblico e privato, e quindi di intelligenza economica e di sicurezza delle imprese collegata con la sicurezza nazionale. Quindi la potenza economica si collega anche con la potenza nazionale. Quindi i laboratori che andremo poi a realizzare
sulla cyber intelligence, avverranno con la collaborazione dei corsi di laurea in ingegneria informatica del nostro Ateneo, quindi collaboreremo con ICT Sud, col distretto della cyber security di Poste Italiane, che è uno dei progetti nazionali finanziati dal Ministero della Ricerca più significativi del nostro Paese, così come anche illustreremo esperienze che sono maturate all'interno del nostro master, come il progetto Insider, sviluppato dalla Camera di Commercio di Crotone, è diventato un caso di studio a livello nazionale ed europeo. Quindi collaboreremo con nostri colleghi come Mimmo Sacca, che è un pioniere della informatica nel sud e in Italia, e Mimmo Talia, che studia anche fenomeni di prevenzione a livello internazionale con la collaborazione di città americane. Nel nostro comitato scientifico fanno parte, oltre a me che dirigo questo master, e anche Alberto Ventura, che è il coordinatore del laboratorio calabrese del Mediterraneo islamico, e Luciano Romito, che è il direttore del laboratorio di fonetica della nostra università, insieme con Marco Valentini, del prefetto, che è nell'ufficio legislativo del Ministero degli Interni attualmente, che fin dalla prima edizione, avendo anche egli ricoperto il ruolo di capo dell'ufficio legale del SISDE e direttore della rivista dei servizi Per Aspera De Veritatem, è stato sempre molto, molto vicino, insieme con noi abbiamo articolato tutta l'offerta didattica. Poi Paolo Savona, già ministro della Repubblica. Vedremo di coinvolgere, se possibile, in questa edizione anche Paolo Boccardelli, che è il direttore della Lewis Business School. Le collaborazioni delle quali ci avvarremo saranno quelle, come detto, sia di ICT Sud, del distretto della Cyber Security di Poste Italiane, del laboratorio di fonetica della nostra università, del laboratorio calabrese sul Mediterraneo islamico dell'Università della Calabria, così come anche della rivista Formiche e tante altre collaborazioni che andremo a sviluppare. Come docenti abbiamo avuto e speriamo di avere nel corso degli anni, e abbiamo avuto ex ministri, come anche diciamo nelle edizioni che ci sarà, i ex ministri come Giulio Tremonti e Paolo Savona, ex direttori o vice direttori dei servizi come Vittorio Stelo, Luigi Ramponi, Nicolo Pollari, Carlo Mosca. Abbiamo avuto direttori delle scuole dei servizi, Paolo Scotto di Castelbianco, del quale vi ho già detto, così come anche Maurizio Navarra e Mario Maccono, che hanno diretto negli anni passati la scuola di addestramento del SISDE e del SISMI. Poi prefetti, Marco Valentini, anche speriamo di avere nella prossima edizione anche Luigi Varratta, che è uno degli attuali dirigenti generali del Ministero degli Interni. Poi tanti professori universitari, da Antonio Baldassarre a Giorgio Galli, Virgilio Ilari, Paolo Preto, Francesco Bruno, il criminologo della nostra università, Alberto De Toni, vi ho detto il segretario generale della CRUI, poi Roberto Baldoni, direttore del distretto della cyber intelligence dell'Università La Sapienza di Roma, poi c'è stato pure Mario Morcellini, anche Antonio Teti e poi Umberto Gori. Speriamo di avere nella prossima edizione anche Carlo Vercellis del Politecnico di Milano, che organizza il master sui data scientist, ed è molto significativo. Speriamo anche di avere come storico Alessandro Barbero, che è anche uno dei protagonisti, uno degli ispiratori di tante trasmissioni di Rai Storia. Abbiamo avuto ambasciatori che hanno insegnato da noi, Michele Valenzise, che è stato il segretario generale della Farnesina, e Domenico Vecchioni, magistrati come Rosario Priore, Nicola Gratteri oppure Mario Spagnolo, e giornalisti, Lucio Caracciolo, direttore di Limes, Massimo Franco del Corriere della Sera, Massimo Mughini, vice direttore del Corriere della Sera, Loretta Napoleoni, Paolo Messa, fondatore di Formiche,
e attuale consigliere di amministrazione della RAI e segretario del Centro Studi Americano. Abbiamo avuto come docenti funzionari dello Stato Alessandro Ferrara, Adriana Piancastelli, Rubino Tomasetti del ROS dei Carabinieri. Poi esperti di intelligence, innovazione e tecnologie, Bruno Pellero, uno dei più importanti esperti di intercettazioni d'Italia, Luca Pappalardo, del CNR di Pisa, un collaboratore di Barabasi, esperto di Big Data. Poi, oppure speriamo di avere quest'anno, o Simone Ungaro o Roberto Cingolani, dell'Istituto Italiano di Tecnologie di Genova, e anche Alessandro Politi, che fin dalla prima edizione ha seguito le attività didattiche del nostro master. Abbiamo avuto con noi generali come Carlo Gian, Fabio Mini, che sono anche scrittori e docenti, e poi anche esperti di sicurezza aziendale come Alfio Rapisarda dell'ENI, Alberto Accardi dell'ENEL. Ma stiamo contattando tanti altri docenti e il nostro corpo insegnanti si amplia sempre di più. L'ultimo argomento che voglio trattare è quello del centro studi di documentazione scientifica sull'intelligence che abbiamo istituito, tra l'altro su una idea di uno studente del master. E questo centro studi, del quale fanno parte automaticamente tutti gli masterizzati, coloro i quali conseguono il titolo, finora sono stati 102, provenendo da tutte le parti d'Italia e anche dall'estero. Abbiamo avuto nella penultima edizione uno studente spagnolo che tra l'altro oggi sta operando in maniera molto efficace e concreta in Spagna per lo sviluppo della cultura dell'intelligence nelle università spagnole. Abbiamo anche in questa edizione una studentessa paraguayana, quindi abbiamo questa, diciamo, dimensione ampia. Quindi intendiamo rilanciare il nostro centro studi valorizzando gli studenti, valorizzando con le loro ricerche, con delle pubblicazioni e con delle altre attività. Vogliamo che sia un laboratorio di costruzione del pensiero, dell'intelligence all'interno del nostro paese, puntando, come vi dico, come ho ribadito più volte in questa occasione, al riconoscimento accademico della disciplina, anche attraverso la collaborazione con centri studi e università straniere. Quindi questo è il nostro percorso, molto ampio, molto, molto arioso, e che speriamo di poter continuare con la prossima edizione, che dovrebbe partire il 26 di novembre per concludersi nel mese di aprile, il percorso formativo delle lezioni. Quindi è un lavoro impegnativo, che è non ripetitivo, perché la materia dell'intelligence è una materia in straordinaria evoluzione, e più si approfondisce, più si comprende come è necessario l'apporto di altre discipline, di altri argomenti, di altre attività. Quindi ritengo che è esaltante questo percorso scientifico, che richiede l'impegno da parte di tutti noi che lo abbiamo promosso, e anche dell'Università della Calabria, che per prima ha riconosciuto l'importanza di questo percorso di studi, e speriamo che in una prossima fase il passaggio successivo possa essere nella nostra, speriamo, ma anche in qualunque altra università del nostro paese, l'istituzione di un corso di laurea triennale specializzante, oppure un corso di laurea magistrale proprio sul tema specifico dell'intelligence, utilizzando proprio la parola intelligence, perché le parole sono importanti, senza annacquarla, avvicinandola con altre materie, con altre discipline che fanno perdere, dal mio punto di vista, l'importanza e il significato profondo di uno studio principalmente incentrato sull'intelligence, quindi sulla conoscenza e quindi sul futuro. Grazie professore, veramente affascinante, sì, ti do subito la parola.
questa tua spiegazione e naturalmente il nostro augurio è che quello che tu auspichi si realizzi presto con la riforma dell'offerta didattica di questa università, cosa più che opportuna, diciamo, in avvicinarsi a questi nuovi studi, queste nuove materie che tanto possono dare. C'è una domanda, Antonio Bottolia, prego, se vuoi avvicinarti, però no, sì, registriamo anche, ne approfittiamo. Sì. Allora, professore, complimenti e congratulazioni per il nuovo anno, per il nuovo master che è partito, che partirà comunque a breve. E io sono stato suo alunno e in tempi non sospetti, diciamo così, quando parlavamo di comunicazione intelligence, quando parlavamo di comunicazione istituzionale intelligence, ma ciò che mi pongo una domanda, ma me la pongo da tempo. Pare che nel mondo si viaggi a due velocità. Una velocità, quella della ancora che si ferma sulla comunicazione e che purtroppo porta a Parigi, a Bruxelles, a quello che accade perché c'è un mondo, quello islamico estremista, che ragiona tra loro tramite internet, quindi tramite il cyber che noi quest'anno affronteremo. E l'altro, c'è l'altra comunque, quello che ho detto prima, c'è l'altra strada, quella che va avanti attraverso la rete internet, attraverso questo mondo che va al di là, come noi sappiamo, delle nostre conoscenze. Perché questa differenza di cammino? Se non affrontassimo noi questo discorso, pare che le istituzioni politiche, i governi latitano un po', sono un po' frenati dall'affrontare questa situazione. Grazie. Grazie. Raccogliamo domande e così poi facciamo una riflessione finale. Domanda. Sono Antonio Montuoro, buona serata a tutti e a tutte. Sono un testimone della validità, della qualità del master, perché sono iscritto a quello in corso e quindi finiremo a febbraio questa esperienza. Io da questo master, come tutti noi e tutti voi che siete dei laureati e che pensavamo di aver raggiunto un livello di conoscenza piuttosto elevato, dobbiamo con umiltà ammettere che questo master apre sicuramente scenari nuovi, apre la mente, fa comprendere una serie di situazioni che lasciavamo un po' per scontate, ma ci sono tante di quelle nicchie che invece vanno esplorate e quelle nicchie sono le nicchie dell'intelligence. E qui abbiamo, grazie al master e grazie anche all'esperienza del professore Caligiuri e della ricchezza di insegnanti che questo master ha nel suo parterre, possiamo sicuramente dire di aver ben investito i nostri soldi che servono per iscriversi, il nostro tempo e la nostra cultura in qualcosa di serio e di qualcosa che potremmo spendere anche nella società, dando un contributo alla stessa società, ma sicuramente un forte contributo a noi per la nostra crescita, la nostra cultura, nel senso proprio individuale della persona. E mi soffermo leggermente sul passaggio di Aldo Moro nel ricordarlo, che la cosa ci fa tanto onore, perché Aldo Moro era uno statista, cosa che oggi il mercato della politica non offre più, e quindi è un patrimonio della cultura italiana, di quella democrazia, di quel concetto di Stato che dovremmo andare a studiare. Ecco lì, secondo me, come intelligence dovremmo entrarci. Ne parlavo con il magistrato, il giudice Imposimato, con il quale abbiamo fatto più di una conferenza nel presentare il libro, i 55 giorni di, appunto, che hanno riguardato la prigionia di Aldo Moro, e le lacune lì sono ancora tantissime, e quel caso, se disvelato, sarà veramente, ecco, un caso di grande scuola di intelligence, ed è di una intelligence che guarda un po' il mondo intero, perché lui era il crocevia in quei tempi di una serie importantissima e fortissima di interessi economici e politici che passavano per l'Italia e passavano per gli accordi che lui aveva intravisto nella politica internazionale, in particolare in quello che veniva chiamato, come nelle sue convergenze parallele, diciamo, quello che veniva chiamato come compromesso storico. Grazie professore Caligiuri, buonasera.
Grazie per il suo intervento. Altra domanda. Vediamo un po' se c'è un'altra domanda. Tu puoi farmi qualche domanda? Allora, due domande. La prima riguarda il tema della cyber intelligence. E ringrazio Antonello che ha voluto ricordare il momento in cui tutto è partito. Cioè, abbiamo incrociato comunicazione istituzionale in intelligence. Proprio nel 99 venne pubblicato sulla rivista Per Aspera de Veritate il mio saggio Intelligence, un problema di comunicazione istituzionale, perché lo studio dell'intelligence è avvenuto proprio in base a una necessità di approfondimento scientifico relativo alla comunicazione pubblica. Prima avevamo individuato il percorso storico della comunicazione istituzionale, cioè come attraverso le varie epoche storiche la comunicazione istituzionale definisse il rapporto del potere tra Stato e cittadini. Poi successivamente abbiamo esaminato la comunicazione istituzionale più distante dai cittadini, che era quella dell'Unione Europea, e proprio in occasione dello studio dell'Unione Europea siamo imbattuti in due fenomeni estremamente importanti: quello del lobbismo, cioè dei poteri che cercano di condizionare e di integrare l'azione istituzionale, a volte in modo opaco, a volte in maniera evidente, quindi il fenomeno del lobbismo, e poi invece nel dibattito che ci fu all'interno del Parlamento europeo su Echelon, cioè sul ruolo che veniva svolto attraverso le agenzie di informazione relativamente allo spionaggio industriale che andava a collegare l'interesse nazionale con gli interessi aziendali utilizzando lo strumento dell'intelligence. E quindi siamo poi andati ad affrontare l'argomento della comunicazione istituzionale più riservata da parte dello Stato, che era proprio la comunicazione dell'intelligence. E all'inizio abbiamo esaminato in uscita, cioè come comunicasse l'intelligence italiana rispetto a quello che avveniva nelle altre parti del mondo, come comunicavano negli Stati Uniti, come comunicava il Mossad, come comunicava la CIA, come comunicava l'FBI oppure la SDECE, i servizi segreti spagnoli o tedeschi. E poi abbiamo capito che probabilmente la cosa più importante non era come comunicasse all'esterno l'intelligence e quindi i servizi segreti, ma come invece raccogliesse le informazioni. E questo è il nocciolo, il quadro complessivo, l'importanza fondamentale del processo dell'intelligence: come si raccolgono, che tipo di informazioni si raccolgono e poi come si utilizzano, come si analizzano. E questo è il complesso degli studi di quelli che vengono chiamati negli Stati Uniti gli intelligence studies, cioè che noi vorremmo che in Italia fossero più sviluppati, e stiamo dando il nostro piccolo contributo affinché questo avvenga. E quindi perché il tema è ancora poco riconosciuto, anche se in questi ultimi anni ovviamente molto più che in passato, a partire dal 2001 in poi, e soprattutto la dimensione della sicurezza, della cyber security, del cyberspazio. È evidente che qua si pongono problemi enormi, perché l'azione degli stati non può che essere orientata all'interno di determinati confini geografici, mentre è notorio, è ovvio che per definizione il cyberspazio non ha confini, non ha limiti. Quindi è evidente che occorrono collaborazioni di carattere internazionale, competenze che ancora in gran parte non ci sono e regole che non ce ne sono per nulla. Quindi è evidente che su questi aspetti si giocheranno le partite del futuro. Per quanto riguarda poi la considerazione successiva che ha fatto il dottore Montuoro sulla importanza di questi studi sull'intelligence, io ringrazio per quello che lui ha detto, ma credo che l'intelligence sia uno strumento aggiuntivo rispetto
alle conoscenze che noi abbiamo, cioè cercare di approfondire, di andare al di là dell'apparenza, di andare a comprendere la radice delle cose. E questo appunto per evitare quelle logiche del complotto per cui quando una cosa non si capisce, dietro c'è sicuramente qualche cosa di oscuro, qualcosa di indefinibile, qualcosa di incomprensibile, di indicibile, mentre poi, come ci spiegava Umberto Eco, la realtà, le cose oscure, i complotti, sono sempre davanti agli occhi di tutti, perché se riescono, si vedono, si riconoscono. Quindi è ovvio che nella realtà è sempre davanti agli occhi di tutti. Quindi una capacità di essere contemporanea, di interpretare la realtà, circostanza non semplice, perché come ci ricordava Carl Gustav Jung, i contemporanei saremo tutti quasi un migliaio, perché tutti gli altri vivono in epoche assurde, disperate. Quindi è ovvio che bisogna fare uno sforzo per comprendere la realtà, e credo che l'intelligence, se utilizzata in maniera adeguata, possa aiutarci a avvicinarci il più possibile alla percezione della realtà. Non so se voi conoscete questo comune che si chiama Soveria Mannelli. Quasi 20 anni fa, nel 1997, svolse la funzione di assessore comunale al dissolvimento dell'ovvio lo storico e intellettuale Giordano Bruno Guerri. Il motto della sua azione politica era questo: la mente va aperta tutta, come il paracadute. E credo che questa sia, diciamo, la linea che debba seguire chi studia l'intelligence, cioè senza preconcetti, senza avere delle riserve ideologiche, dei pregiudizi, ma invece cercare di leggere, di interpretare la realtà per quella che effettivamente è. Poi il ricordo di Moro. Ma parlare di Moro, in aggiunta e a prescindere da quello che stasera si è detto, richiama un elemento essenziale, cioè la necessità per le democrazie di avere dei leader, di avere una classe dirigente che persegua gli interessi nazionali. Perché nella formazione delle elite noi abbiamo un rischio di fronte enorme, e cioè che nell'ambito della crisi del sistema democratico, determinato secondo la mia pista interpretativa da elite insufficienti, deboli, che non sono in grado di interpretare il sistema democratico, e di fronte al confronto delle democrazie con gli antimondi della criminalità organizzata e del terrorismo, le democrazie e gli stati rischiano di soccombere, perché lo scontro è talmente asimmetrico tra gli stati e le organizzazioni terroristiche e criminali, per cui in assenza di elite responsabili il rischio è abbastanza elevato, è molto elevato. E gli stati per definizione devono muoversi all'interno di un determinato territorio. La criminalità organizzata e il terrorismo no. Un attentato si può organizzare in uno Stato, si può finanziare in un altro, si può realizzare in un altro ancora. Quindi con quale legislazione tu contrasti questo tipo, questo fenomeno? E poi già la stessa definizione di terrorismo in uno Stato viene identificato in un modo, in un altro modo, e in un altro ancora. E ancora, l'organizzazione degli Stati, inevitabilmente burocratica, cioè, e quindi in maniera verticale, mentre l'organizzazione criminale è un'organizzazione spesso orizzontale, così come anche quella terroristica. Ancora, gli Stati devono per forza emanare e rispettare le leggi per prime. Le organizzazioni terroristiche e criminali nascono proprio con l'intenzione di violare le norme. Infine, il tema delle risorse. E a volte le organizzazioni criminali, quelle terroristiche, hanno più risorse rispetto agli Stati. E quindi attraverso la corruzione, anche attraverso la operatività, possono prevalere. Gli stati per
andare a rafforzare il contrasto al crimine per avere forze dell'ordine in più, devono effettuare un concorso, devono seguire delle regole, delle logiche, problemi che non esistono nell'ambito delle organizzazioni criminali e terroristiche. Quindi è una simmetria molto forte, a cui si aggiunge, dal mio punto di vista, la simmetria più grave, che è quella della individuazione delle rispettive élite. Le classi dirigenti in democrazia vengono scelte in due modi. Vengono scelte attraverso le elezioni, e le elezioni avvengono in modo mediatico e finanziate in maniera sempre maggiore attraverso apporti economici che provengono dalle multinazionali, per andare a coinvolgere un elettorato sempre più distratto, che deve essere messo in condizione di recarsi alle urne. Quindi questo avviene attraverso una grande pressione mediatica, e poi in secondo luogo attraverso i concorsi, quindi attraverso una procedura burocratica. Mentre nelle organizzazioni criminali e terroristiche come avviene? Avviene in relazione al merito, che sono in grado di fare funzionare, di rendere efficienti quel tipo di organizzazione, perché se uno non lo è, o viene arrestato o viene ammazzato. Quindi siamo quindi in uno scenario totalmente diverso. Quindi nel confronto tra queste élite, chi prevale? Quindi è ovvio che nella diversità della scelta di individuazione, nella diversità della formazione, che si gioca un ruolo importante. Quindi, parlando di Moro, cioè Moro era un uomo politico che certamente nella sua attività ha saputo utilizzare le informazioni che provenivano dall'intelligence, e gli uomini dell'intelligence. La prova è il cosiddetto lodo Moro, quando Moro, dopo l'attentato di Fiumicino, che vide la morte di oltre 30 persone, è un attentato operato dall'OLP, e si fece l'accordo con i palestinesi in base al quale l'Organizzazione di Liberazione della Palestina poteva attraversare con uomini e armi il nostro territorio nazionale, e in cambio noi non avremmo avuto attentati sul suolo italiano. Quindi c'erano questi aspetti, quindi leader responsabili che nell'interesse del paese utilizzano lo strumento dell'intelligence per cercare di garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini. Quindi questi temi sono temi che ovviamente meritano di essere approfonditi, possono essere diversamente interpretati, ma non c'è alcun dubbio che le democrazie vivono, sopravvivono, prosperano se hanno delle élite che sono in grado di garantire l'interesse nazionale. E dal mio punto di vista l'interesse nazionale significa garantire prima di tutto la sicurezza, e garantire la sicurezza significa utilizzare in modo adeguato, saper utilizzare in modo adeguato lo strumento dell'intelligence. Grazie professor Caligiuri, se ci sono altre domande se non concludiamo questa giornata. Grazie per i tanti spunti di riflessione che hai voluto fornirci anche in questa breve presentazione del Master. Le ultime informazioni di servizio le ribadiamo: iscrizioni fino al 30 ottobre, dal 26 novembre si inizia fino ad aprile, e poi a gennaio questo grande appuntamento con questo convegno su Moro e l'intelligence. Grazie a tutti e buonasera. Grazie al dottor Montemurro.